Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con la dottoressa Laura Aglio, digital strategist ed esperta di transizione digitale nella pubblica amministrazione e nelle imprese. Nella puntata di oggi si parlerà dell'identità digitale SPID. Quante user e password possediamo? Le ricordiamo tutte? Ne conosciamo il livello di sicurezza? La risposta a queste domande è l'obiettivo con cui nasce SPID, l'identità digitale. Che cos'è SPID? È una chiave di accesso, è un sistema di autenticazione a tutti i servizi pubblici digitali. Ha compiuto 5 anni nel 2021. Si tratta di un'unica password e un'unica user per accedere a tutti i servizi pubblici. Un aiuto quindi alla nostra memoria. Perché dobbiamo farci SPID? Questo sistema garantisce la massima sicurezza e privacy per tutti noi utenti. Con SPID, infatti, la profilazione da parte di qualsiasi ente pubblica amministrazione è completamente vietata e ovviamente la nostra privacy è garantita. Non è come autenticarsi, ad esempio, con i social network oppure con qualsiasi email gratuita, che ovviamente usano i nostri dati e quindi i cosiddetti big data. SPID ha tre livelli di sicurezza. Il primo, username e password, è il più semplice. Questo garantisce un buon grado di affidabilità, ma presenta un danno moderato per abusi di identità. È utilizzato principalmente, ad esempio, per consultazioni civiche. Il secondo è quello con username, password e un ulteriore fattore di autenticazione, chiamato anche codice temporaneo di accesso o OTP, One Time Password. Viene utilizzato per i servizi più noti, ad esempio per l'accesso all'Agenzia delle Entrate o a tutti i servizi per il rilascio di certificati online, piuttosto che ad esempio per la carta del docente. Garantisce un alto grado di affidabilità e presenta un danno consistente per abusi di identità. Il terzo livello, invece, username e password, presenta anche un ulteriore fattore di autenticazione basato su certificati digitali. Si tratta in questo caso di dispositivi come ad esempio i token USB o le smart card. In questo caso è un altissimo grado di affidabilità, ma anche un alto danno in caso di abusi di identità. Cosa posso fare con SPID? Con SPID posso effettuare l'accesso a tutte le pratiche amministrative online, senza allegare alcuna copia del documento di riconoscimento. Dove posso trovare tutte le informazioni? Sul portale speed.gov.it, gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Cosa mi serve per attivare SPID? Mi servono principalmente due cose: avere più di 18 anni e essere dotato di una carta d'identità. Quindi i gestori di identità digitale possono rilasciarmi, in quanto accreditati, un sistema di identità digitale. Chi sono i gestori di identità? Sono tutti quei soggetti accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che garantiscono almeno un livello di sicurezza di livello 2. E ad oggi sono 9. A fine 2019 tutti i gestori di identità digitale SPID si sono impegnati a continuare a fornire in modo gratuito a tutti i cittadini le credenziali SPID di livello 1 e 2. Solo alcuni gestori ad oggi rilasciano il livello 3 a pagamento, in genere per attività di carattere professionale. Come faccio ad attivare SPID? Prima di tutto devo scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale, cosiddetti Identity Provider, nel portale speed.gov.it. Posso scegliere fra un riconoscimento di persona e un riconoscimento da remoto, quindi devo porre massima attenzione a questa modalità. È possibile farsi SPID anche attraverso l'accesso all'ufficio anagrafe del proprio comune e tutte le informazioni saranno fornite nel portale della nostra amministrazione di riferimento. Per attivare SPID devo poi registrarmi sul sito del gestore. Devo quindi verificare l'accesso attraverso la mia carta d'identità, possedere la tessera sanitaria, avere un account email e un numero di telefono a disposizione. Ulteriore passaggio è la verifica dell'identità. In questo caso posso scegliere appunto la verifica in presenza, quindi presso uno sportello del gestore di identità che ho scelto, oppure attraverso i comuni abilitati. Posso anche scegliere la modalità online, gratuita attraverso CIE, CNS o passaporto elettronico. Posso infine scegliere una modalità di recente introdotta che è il video selfie guidato, con successivo pagamento di un bonifico bancario che ne certifica la mia identità. SPID è inoltre associato ad un'applicazione che oggi abbiamo cominciato a conoscere, si chiama App IO. IO permette di interagire facilmente con la pubblica amministrazione in quanto è l'app dei servizi pubblici.
Attraverso SPID, quindi, posso gestire con app IO tutti i pagamenti, le comunicazioni, i rapporti con la pubblica amministrazione e la gestione di tutti i documenti, che avrò quindi a portata di mano. SPID non è però l'unico sistema di autenticazione. Anche CIE e CNS sono autenticazioni allo stesso livello di SPID. La carta d'identità elettronica, infatti, è l'identità digitale di massimo livello di sicurezza. L'uso della CIE e del PIN ad esso associato, quindi di quel codice che inseriamo e che ci viene fornito dalla nostra anagrafe quando riceviamo una carta d'identità elettronica, permette l'identificazione certa del titolare per l'accesso a tutti i servizi online nell'ambito europeo. Quindi, quando vedrò nell'ambito dei portali pubblici Entra con SPID, potrò accedere sia da desktop che da mobile, sia col mio SPID che con la mia carta d'identità elettronica. SPID e CIE sono comunque due sistemi equiparati a livello europeo e di autenticazione a tutti i servizi pubblici. Da settembre 2019 l'attivazione con il login EIDAS, il regolamento che ne gestisce questa forma di autenticazione a livello europeo, è riconoscibile con il bottone Login with EIDAS. Tutte le pubbliche amministrazioni dei paesi europei, attraverso i rispettivi nodi EIDAS, possono consentire l'accesso ai loro servizi ai cittadini italiani provvisti di SPID e CIE. Ugualmente, le amministrazioni italiane che già rendono disponibili i propri servizi con SPID e CIE possono estendere il loro accesso e la loro fruizione anche a tutti i cittadini dell'Unione Europea. SPID e CIE ci riservano però delle novità. Con oltre 208.000 identità rilasciate a luglio 2021 e più di 51 milioni di utilizzi effettuati per accedere ai servizi pubblici in rete, SPID e CIE ci consentono l'accesso ai servizi pubblici di 22 Stati membri dell'Unione Europea e ovviamente di imprese e commercianti che l'hanno scelta come strumento di autenticazione e identificazione. Ulteriore novità è la fase di progettazione della possibilità di delegare il proprio accesso online ai servizi digitali della pubblica amministrazione ad un soggetto terzo in possesso di identità digitale. Quali obiettivi si è posta l'Italia al 2026 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i sistemi di autenticazione? La diffusione dell'identità digitale, assicurando che venga utilizzata entro il 2026 dal 70% della popolazione. Un obiettivo ambizioso che verrà sicuramente agevolato dal 27% di risorse totali affidate dal PNR, quindi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicate proprio alla transizione digitale. Obiettivo è quello di rafforzare questa soluzione in modo integrato e per renderla sempre più semplice a tutti gli utenti.